notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Carlo Intini. Ad un anno dall'inizio del conflitto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dal suo incarico il generale Mykhailovich Moskalov, a capo delle operazioni militari nel Donbass, regione al centro dell'offensiva delle truppe di Mosca. Moskalov aveva assunto l'incarico a marzo 2022 con la contemporanea nomina del generale Oleksandr Pavlyuk a capo dell'amministrazione militare regionale di Kiev. Il fronte più caldo resta proprio il Donbass, dove i russi continuano a martellare Bakhmut, roccaforte ucraina nel Donetsk. La compagnia di mercenari della Wagner ha rivendicato nelle scorse ore la conquista di Yahodne, villaggio a nord della città soggetta ad un'azione a tenaglia dei russi. Dopo essere penetrati nella periferia nord, le truppe di Mosca hanno preso il controllo dell'area industriale ad est. Le parole del colonnello ucraino Oleksandr Sirsky. I combattimenti sono in corso, il nemico non smette di cercare di sfondare le difese e catturare Bakhmut. Gli sforzi militari dei russi sono concentrati sulla cattura della città. Violenti combattimenti sono in corso intorno al centro urbano e nei sobborghi. A Mariupol, la città martire dell'Ucraina, da 9 mesi sotto controllo russo, nel centro portuale che si affaccia sul Mar d'Azov, negli ultimi giorni sono state registrate numerose esplosioni che preoccupano le autorità filorusse. A quanto riporta l'intelligence britannica, dal 21 febbraio scorso sono state segnalate 14 esplosioni nelle vicinanze della città, colpiti tra gli altri un deposito di munizioni all'aeroporto, 2 depositi di carburante e l'acciaieria, utilizzata come base militare. La città dista 80 km dalla linea del fronte e le autorità di Mosca la considerano sicura in quanto fuori dalla portata degli ucraini. Sull'ipotesi di un aiuto militare di Pechino alla Russia è intervenuto il capo della CIA, William Burns. Siamo convinti che la leadership cinese stia valutando la possibilità di fornire materiale letale alla Russia. Tuttavia non abbiamo evidenze che sia stata presa una decisione definitiva, né prove che i cinesi abbiano consegnato armi. E le tensioni sul conflitto tra le superpotenze si riflettono sul G20 dei ministri delle finanze che si è tenuto a Bangalore, in India, conclusosi senza un documento finale condiviso sul tema della guerra. Sull'atteggiamento cinese, il presidente dell'Istituto Affari Internazionali, Ferdinando Nelli Feroci, sentito dall'ADN Kronos, sostiene che le frizioni del G20 confermano che la Cina, nonostante il cosiddetto piano di pace, all'atto pratico non si discosta da una linea di sostanziale solidarietà alla Russia. E l'astensione di Pechino all'Assemblea Generale dell'ONU sulla risoluzione per una pace giusta in Ucraina è un altro segnale che la Cina non ha ancora deciso di scendere in campo in maniera più decisa per trovare una soluzione. E per ora è tutto, Notizia dell'Ucraina torna più tardi. Ulteriori aggiornamenti sul sito adnkronos.com.